Cassano, torna o non torna. Un sogno, un'utopia o forse la realtà di una scelta che mette il cuore davanti alla ragione. Il possibile ritorno di Antonio Cassano a Bari sta facendo letteralmente impazzire la città a dir poco entusiasta del suo figlio il prodigo. Il talento della città vecchia, dopo aver rescisso con il Parma, merita il da farsi. Accettare proposte indecenti in favore di facili guadagni o ascoltare la voce del cuore. Opzione affascinante ma assai più complicata, in palese conflitto con l'ardore di restare nel calcio che conta. Per questo ormai da 48 ore una piazza intera cerca di persuadere Fantantonio al clamoroso ritorno nella città e nello stadio che lo hanno fatto diventare grande. Presidente Paparessa, lo so che è difficile, però se puoi metti a Cassano, rafforzi la squadra e faresti un grande regalo alla nostra città. Antonio De Caro, ma anche il regista Pippo Mezzapesa e tanti altri, compreso il cantautore Fabrizio D'Elia. Sulle note di Mannarino l'invito al ritorno a casa e al massimo impegno. Intanto Pierluigi Pardo, giornalista Mediaset e amico di Cassano, ai microfoni del Canto del Gallo ammette come la trattativa in corso tra Bari e l'ex numero 18 biancorosso esista, così come siano alte le probabilità che vada in porto. Non la vedo impossibile, sinceramente. Non la vedo neanche sicura o probabile, ma non la vedo impossibile. Questo è davvero un momento nel quale, ci ho anche parlato un po' ieri, Antonio si è liberato di un peso. Lui è barese, il Bari è stato sempre in cima ai suoi pensieri, il risultato della partita del Bari, la possibilità di poterla vedere quando non coincideva con il ritiro è sempre una cosa in cima ai suoi pensieri. Poi non lo so, secondo me non lo sa neanche lui in questo momento, non sa se arriveranno delle proposte. Io credo che il Bari già si sia mosso, magari ci possono essere anche altri progetti di altro tipo. Dal punto di vista letterario sarebbe una storia bellissima. Antonio Cassano, ti addici un fatto, se devi tornare, tu vada fumato.